Buongiorno a tutti. Avverto che l'audizione odierna, ove non vi siano obiezioni, sarà trasmessa sulla Web TV e sul canale satellitare della Camera dei Deputati. La Commissione è oggi convocata per svolgere l'audizione informale dell'amministratore delegato di AMCO SPA, dottoressa Marina Natale, sulle tematiche relative all'operatività della società. L'audizione si svolgerà in videoconferenza da remoto sia per i deputati che per gli auditi, nel rispetto delle misure di tutela adottate dalla Camera per prevenire il contagio da coronavirus e secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento della riunione del 31 marzo 2020. Saluto quindi la dottoressa Marina Natale, amministratore delegato e direttore generale di AMCO SPA, alla quale do il benvenuto e che ringrazio per la partecipazione. Darei quindi la parola alla dottoressa Natale, invitandola a contenere la relazione illustrativa sul provvedimento in una ventina di minuti al massimo, anche al fine di lasciare adeguato tempo al successivo dibattito. Invito i colleghi che successivamente avranno espresso l'intenzione di formulare quesiti e osservazioni a contenere il proprio intervento in 2-3 minuti per consentire a tutti di intervenire anche al fine di lasciare un adeguato tempo alla fase di replica. Dottoressa, la... Sì, la invito a intervenire sull'operatività di AMCO. Grazie. Sì, buon pomeriggio a tutti. Procedo nel documento che utilizzerei come base per seguire un flusso di presentazione. Spero che sia visibile il vostro nome. Posso procedere. Dunque, per quanto la storia è molto ampia, nasce nel 1989, non vi trovo su tutti i pagi, credo che sia importante richiamare alcuni snodi fondamentali. Dottoressa, non si capisce. Quindi un attimo che sistemiamo l'audio. Se riusciamo, prego. Collegamento, per ora vediamo solo, ma non... Forse si dovrebbe avvicinare al microfono. Provi ad avvicinarsi al microfono. Sono molto vicina, aspetti che faccio un controllo. Così va già bene. Ok, proceda. Per ciò che riguarda, mi sentite ora? Sì, la sentiamo. Dicevo che nel 2016 AMCO viene iscritta all'albo unico degli intermediari finanziari, quindi diviene un 106. Successivamente ampliamo il nostro business attraverso l'acquisizione dei portafogli delle banche venete. Cambiamo nome e incominciamo un percorso di crescita attraverso acquisizione di portafogli da diversi operatori bancari, quindi una pluralità di soggetti che entrano in contatto con AMCO e si procede all'acquisizione di portafogli non solo sofferenze ma anche al like to pay, elemento fortemente caratterizzante di AMCO. Le acquisizioni non avvengono in modo semplicemente con transazioni bilaterali, ma si tratta di transazioni anche con gruppi di banche, per cui creiamo piattaforme multi-originator. QV è un progetto che è stato comunicato al mercato, dove vengono acquisite da più banche posizioni di credito e vengono gestite in monte. Le caratteristiche di AMCO: oggi gestisce 33 miliardi di NPE, siamo uno dei primari operatori di credit management, ci occupiamo sia di credit servicing sia di investment, abbiamo 318 professionisti, abbiamo un rating per le emissioni di debito, il rating è un BBB di Standard & Poor's e BBB minus di Fitch, e abbiamo anche un rating servicing, cioè un rating legato alla nostra capacità di gestire le attività di servicing. Siamo quotati sul mercato obbligazionario. La nostra struttura azionaria è molto semplice,
quasi il 100% a mani del Ministero dell'Economia e delle Finanze, una piccola percentuale che riviene da un'operazione di scissione realizzata con Monte Paschi, che ha comportato l'accesso al nostro capitale sociale da parte di azionisti di Monte Paschi, che detengono ora lo 0,22% dei diritti economici. La nostra attività è fortemente regolamentata sia da Banca d'Italia, ho detto poco fa appunto che siamo divenuti nel 2016 un 106, ma siamo anche soggetti alla vigilanza della Corte dei Conti e Digicompa ha l'autorità per monitorare tutte le transazioni realizzate da AMCO, per verificarne e assicurarsi la coerenza rispetto alle condizioni di mercato. Un mercato che è un mercato molto popolato, diciamo un mercato dove numerosi sono gli operatori con cui ci confrontiamo quotidianamente, ma con cui collaboriamo anche quotidianamente. La nostra missione quindi è articolata su più fronti. Da un lato abbiamo i debitori, workout, sofferenze. Gestiamo naturalmente questi portafogli nel massimo rispetto della posizione del cliente senza creare stress. Creditori, quindi posizioni ancora vive, likely to pay. In questo caso gestiamo le posizioni con l'obiettivo di garantire la continuità aziendale degli imprenditori e di consentire la ripresa economica a fronte di difficoltà. Abbiamo come controparte molto spesso banche con cui gestiamo i processi di onboarding a 360 gradi, obbligazionisti presso cui emettiamo il nostro debito e naturalmente le nostre risorse. La missione sostanzialmente è quella di rispettare le condizioni socio-economiche dei nostri debitori e di supportare l'imprenditoria produttiva nella misura in cui sia meritevole, attraverso una gamma di servizi abbastanza ampia. Lo vedete nella pagina successiva, pagina 7, noi siamo sia credit servicer che debt purchaser, cioè investiamo, compriamo portafogli, facilitiamo strutture multi-originator, un esempio è quel progetto QV che menzionavo, scusatemi, all'inizio, facciamo cartolarizzazioni finanziate e cartolarizzazioni sintetiche, ma siamo anche lender, cioè siamo anche soggetti che finanziano e erogano nuova finanza alle imprese per il loro rilancio industriale. I 33 miliardi a cui siamo arrivati oggi come crescita attraverso le diverse operazioni si compongono sostanzialmente in modo equilibrato di 58% sofferenze e 42% unlikely to pay past due. È una percentuale molto ampia di unlikely to pay, abbastanza inusuale nel mercato degli operatori del nostro settore. Il team è un team, come dicevo, di 318 risorse che è cresciuto man mano che sono cresciuti i portafogli per gestire in modo adeguato le attività di recupero oppure di attiva gestione nel caso degli unlikely to pay. La governance è molto semplice, è una governance che si articola in un consiglio di amministrazione composto da tre membri. Sono membro del consiglio di amministrazione con due rappresentanti del MEF, la composizione è regolata da un DL, il DL 99 del giugno 17. Il collegio sindacale si compone di tre rappresentanti più supplenti, sempre di espressione MEF. L'organismo di vigilanza invece ha un professionista esterno, un rappresentante MEF e un dipendente AMCO come ordinario che sia, e la Corte dei Conti siede con un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione per monitorare lo sviluppo finanziario di AMCO. Il modello organizzativo è funzionale al presidio del business nel rispettare i requisiti regolamentari. Quindi abbiamo un assetto organizzativo molto semplice per abilitare iter decisionali tempestivi. Abbiamo due direzioni di business, workout unlikely to pay, e una terza direzione, real estate, a supporto delle due direzioni di gestione del credito. Abbiamo le funzioni di corporate governance e di supporto e tre funzioni di controllo, che sono la funzione audit, chief risk office, compliance e antiriciclaggio. Naturalmente le funzioni di controllo sono focalizzate sul presidio dei rischi e
ciò è dettato dalla normativa a cui soggiacciamo, che è quella di Banca d'Italia. Il team è un team, come dicevo, che si è sviluppato da 71 risorse nel 2017 a 318, ma ricordiamo anche che da un modello di gestione del portafoglio, monoportafoglio, il solo portafoglio del Banco di Napoli da cui origina SGA, oggi siamo gestori di una pluralità di portafogli acquisiti o in gestione. Abbiamo anche 45 risorse distaccate da Montepaschi che rientreranno nel corso dei mesi, dei prossimi mesi e sono legate alla contingenza della transazione realizzata a fine anno che ci ha imposto, diciamo, di utilizzare un polmone di risorse prestato da Montepaschi, in quanto che AMCO non aveva ancora tutte le risorse per gestire il portafoglio acquisito. La distribuzione geografica è Milano, quasi 200 risorse, Napoli e Vicenza, un equilibrio, un buon equilibrio per il settore finanziario di genere, 61% il genere maschile, 39% quello femminile. Siamo relativamente giovani, gli altri più che altro, l'età media è 43 anni, abbiamo 18 dirigenti, 200 quadri e 100 impiegati. Insomma, questo è un po' il DNA del nostro team. Che sta accompagnando la crescita di Anco. Venendo al nostro modello di business, si tratta di un'organizzazione strutturata, come dicevo, in due direzioni di business, di gestione del credito e una di supporto all'esecuzione delle strategie di valorizzazione immobiliare, cioè dedicata al real estate. È un modello che ha l'ambizione di essere flessibile, ma anche soggetto a un continuo monitoraggio. Flessibile perché è un modello, come si vede a pagina 15, che si organizza in più elementi. Abbiamo una gestione in-house e una gestione in outsourcing, il che crea grande flessibilità perché consente di avere efficienze di costo e avere polmoni di gestione dei momenti di crescita o dei momenti, diciamo, di riduzione dei volumi di business. Con estrema flessibilità. 19 miliardi di workout, cioè sofferenze, 128.000 posizioni, all'equity to pay sono 14 miliardi, 95.000 posizioni, ma è importante ricordare che parliamo di imprese e quando parliamo di imprese sono circa 43.000 imprese, è una gestione molto intensa e molto assorbente. Abbiamo molta gestione fatta anche in outsourcing, vedremo più nelle pagine successive i dettagli, e abbiamo un team di partner che gestiscono con noi l'attività in outsourcing, ormai direi stabile nel tempo, e che continua comunque ad ampliarsi in base alle competenze specifiche dei partner. Focalizzandoci appunto sulla flessibilità, è la flessibilità che dobbiamo applicare per poter gestire due tipi di business, sofferenze da un lato e unlikely to pay dall'altra. Le sofferenze presentano chiaramente procedure concorsuali, abbiamo l'obiettivo di massimizzare il valore del collateral, dobbiamo recuperare il credito con azioni spesso stragiudiziali e giudiziali, componendo le due strategie. Il che naturalmente comporta avere competenze giudiziarie, di tematiche civilistiche e di diritto d'impresa, ma dobbiamo avere anche processi molto industrializzati. Per ciò che riguarda gli unlikely to pay, invece, una gestione proattiva focalizzata sulla continuità dell'impresa, competenze di ristrutturazione finanziaria e capacità di erogare nuova finanza. Il modello è un modello che si articola non solo in funzione delle due tipologie di credito, cioè sofferenza e unlikely to pay, ma anche in funzione della dimensione media delle nostre controparti e delle caratteristiche delle nostre controparti. Per cui i nostri gestori si organizzano in team e si focalizzano in funzione di specifici cluster di competenza. Quindi focalizzati su soluzioni stragiudiziali, organizzati appunto in team differenti da quei team che seguono invece in modo esclusivo le procedure legali inerziali. Abbiamo naturalmente una dimensione che è una dimensione articolata su diverse grandezze,
top, medium, e abbiamo un team che gestisce anche le presenze all'estero ed è una gestione specializzata sostanzialmente per singolo loan con gestori di esperienza. Abbiamo naturalmente anche la gestione delle procedure legali dove i volumi sono maggiori e le caratteristiche affidate, le pratiche affidate ai gestori sono comuni, con minor complessità, più standardizzate, diciamo. Per ciò che riguarda l'attività in outsourcing, l'attività è svolta secondo un modello che fa leva appunto su un network di service con competenze specialistiche e che consentono di assegnare portafogli in funzione delle specifiche competenze dei servicer. I portafogli sono stati assegnati attraverso un processo di beauty contest, quindi sono stati selezionati i servicer in modo trasparente, ma l'assegnazione non viene fatta al singolo servicer senza nel continuum verificarne la performance. E non solo ne viene verificata la performance, vedremo dopo attraverso gli strumenti di monitoraggio di cui siamo dotati, ma proprio per la medesima tipologia di credito prevediamo l'assegnazione a tre servicer in contemporanea, in modo tale che ci sia un confronto immediato della performance sulla medesima tipologia di credito e questo ci consenta di valutare l'underperformance o la necessità di sollecitare e spingere alcuni servicer a migliorare la propria attività di recupero. Naturalmente il modello è un modello non manageriale, è un modello che si fonda su una serie di service level agreement, quindi contrattualizzato, che prevede naturalmente incentivi o malus, quindi bonus e malus, per avere una più efficiente gestione da parte dei servicer dell'attività di gestione. Una gestione però che comunque è sotto un ombrello di deleghe di poteri che consente ad AMCO di verificare che non vi siano stress indotti dall'attività anche dei nostri partner sulle nostre controparti. E no, è prioritario per noi garantire che il debitore sia messo nelle condizioni di rimborsare nel tempo. E qui insomma richiamiamo il principio di pazienza di AMCO nella gestione del credito. Per ciò che riguarda gli Unlikely to Pay, si tratta di strategie diverse, strategie di gestione basate su flussi di cassa, quindi cash flow based, e che sono si differenziano in alcuni aspetti rispetto alle sofferenze e fondano in alcuni casi la gestione degli attivi immobiliari, ma sono un'articolazione, una strategia più ampia rispetto a quelle attive. Dottoressa, deve avvicinarsi al microfono, se no non la sentiamo. Grazie. Mi scuso. Anche qui abbiamo, faccio solo una verifica. Sempre vicino al microfono, dottoressa. Sì, forse ho scusate che a questo punto voglio togliere questa cosa. Dicevo che le dimensioni sono rilevanti anche all'attualizzazione, ciò che distinguere tra pratiche strategiche, cioè medium, abbiamo anche ulteriore clave legale al capitale finanziato che è un po' leva dei saggi avanti l'acquisizione del portafoglio delle vendite ci ha posto come storico del portafoglio vendite delle vendite e quindi Scusi abbiamo dottoressa, non previsto. riusciamo a sentirla, deve avere pazienza, ma se non tiene bene il microfono è come se non facessimo l'audizione, cioè guardiamo le slide e ci fermiamo alle slide, cioè lei, perché purtroppo la voce è importante. Mi dia un secondo solo che devo portare
Un attimo. Casomai provi a usare delle cuffie eventualmente, se le ha. Magari collegandosi a delle cuffie al computer, se lo sta facendo tramite computer, probabilmente è più stabile. Così praticamente non riusciamo a comprendere quello che dice. Un secondo, se provo a vedere se riesco a collegarmi, signora. Seguito subito. Insomma, provi a usare un telefonino eventualmente che abbia un 5G o un 4G. Così mi sentite meglio? Sì, assolutamente. Ok, allora proseguiamo così. Grazie, scusate. Dicevo che nel mondo all'I2Pay, quindi abbiamo una clusterizzazione per dimensioni, anche in questo caso, strategic, large, medium, ma all'interno di ciascuna categoria un'ulteriore clusterizzazione. Distinguiamo per corporate e real estate, in modo tale che sia possibile lavorare più su flussi di cassa nel mondo corporate e invece valorizzazione degli asset nel mondo real estate. Anche nel mondo likely to pay è prevista un'attività di outsourcing. Avrete notato forse dalle slide che la dimensione dell'outsourcing nel mondo workout, anche graficamente, parte prima, cioè si tratta di pratiche un pochino più tonde quelle che affidiamo gli outsourcer nel mondo workout. Nel mondo likely to pay, data anche il limitato sviluppo di questo business che sta sicuramente prendendo corpo, ma quando AMCO 2 anni fa è partita con l'attività likely to pay, erano veramente molto pochi i servicer che gestivano outsourcing agli likely to pay. E quindi abbiamo un taglio leggermente più piccolo e anche un panorama di servicer un pochino meno numeroso. Ma anche in questo caso abbiamo un outsourcing corporate affidato agli operatori che abbiamo valutato come più specializzati e retail ad altri operatori, sempre selezionati secondo processi di gara. Come gestiamo gli likely to pay? Li gestiamo secondo una modalità che ancora non vuole creare stress finanziari e reputazionali, a favorire con l'obiettivo di favorire la sostenibilità dello sviluppo dell'impresa. Aiutiamo l'imprenditore a volte anche con la discontinuità manageriale, cioè in scelte manageriali necessarie perché l'azienda riesca a trovare un percorso di sviluppo più sostenibile, a volte semplicemente con la ristrutturazione del debito, identificando asset non core da cedere, ad esempio stabilimenti che non sono più funzionali, oppure erogando nuova finanza, oppure un combinato di tutte queste leve, che sono le leve che utilizziamo per gestire la relazione con l'imprenditore. La direzione real estate contribuisce attivamente nel processo di gestione dei crediti e identifica opportunità, massimizza la performance supportando le altre funzioni e definisce le strategie di valorizzazione. Svolge naturalmente anche una funzione di rioco, di repossess dei beni. In termini di gestione, quanto in house e quanto in outsourcing. In house, quando parliamo di workout, il 66% e in outsourcing il 34% dei nostri volumi in termini di gross book value, ma come vedete in termini di numerosità di clientela solo 13.000, circa 14.000 sono gestite in house e 114.000 in outsourcing. Quando parliamo di likely to pay sono 84% gestiti in house,
e 16% gestiti in outsourcing. Quindi si tratta sostanzialmente di un modello di gestione che ha in termini di volumi un'altissima percentuale gestita in-house, ma in termini di pezzi un'altissima percentuale gestita dai 12 servicer che sono nostri partner in questa attività di gestione. Come però ci garantiamo di omogeneità dei processi e omogeneità ed efficacia dei processi? Attraverso un sistema di monitoraggio che non è limitato alla gestione in-house, ma si estende anche a tutti gli altri operatori. Per cui abbiamo una gestione svolta da un team dedicato che si occupa di fare portfolio planning, quindi di dare obiettivi. Cioè presidia di fatto l'attività di budget degli incassi, dei costi e le strategie di gestione dei portafogli, definisce i target, fa il monitoring, cioè verifica che la performance sia coerente a questi target e infine abbiamo poi l'attività di ancillare, di assegnazione ai team con identificando la coerenza rispetto all'attività svolta dal team, rispetto alla tipologia del credito che viene appunto distribuito tra i team in base anche ai carichi di lavoro. Questo non solo all'interno dell'azienda, ma all'esterno. Quindi questo processo che voi vedete è un processo che permea l'attività di AMCO e l'attività di tutti i servicer che operano con AMCO. Come gestiamo la fase di acquisizione, visto che siamo degli investitori? Come investitori noi facciamo valutazioni dei portafogli e acquisiamo i portafogli valutando gli incassi prospettici, i costi di gestione del credito, tutti i costi di gestione del credito, dai costi legali alle perizie, i costi operativi, cioè quindi la parte di risorse interne o gli special servicer affidati all'esterno, i costi one-off, cioè i costi IT. Diciamo, che è la cosa più semplice da ricordare e richiamare, ma anche consulenza legale e finanziaria se necessario, e i costi di funding. Andiamo quindi a formare un prezzo. Il prezzo tiene conto quindi degli incassi lordi generati dal portafoglio, di tutta la struttura dei costi, ne attualizza il valore e ci consente quindi di creare e di formulare un'offerta alle nostre controparti competitiva sul mercato. Deve essere competitiva. Perché questa è un'offerta che naturalmente molto spesso DG Comp verifica, valuta e confronta con gli altri operatori di mercato per accertarne la coerenza. La due diligence è condotta tipicamente sul 70% del portafoglio, il 30% è una valutazione statistica, non è una valutazione sulla singola pratica. Viene fatta prevalentemente da gestori interni, a seconda della dimensione dell'operazione, naturalmente è possibile che debbano essere mobilitate delle risorse esterne, risorse consulenziali. Naturalmente molto spesso abbiamo bisogno comunque di consulenti per l'aggiornamento peritale, per non avere carichi di lavoro sulla struttura interna che deve comunque gestire il portafoglio, ad oggi, in house. E quindi diciamo percorsi di acquisizione che durano 1 o 2 mesi in funzione della rilevanza del portafoglio, ma secondo una policy ben definita e percorsi che prevedono fasi successive all'interno dell'azienda che non sono governate solo da una direzione, ma da più direzioni, fino ad arrivare alla validazione fatta dal risk officer che esprime una risk opinion indipendente sulla valutazione del portafoglio e sulla sostenibilità dell'operazione nel suo complesso. Oggi quindi i nostri 33 miliardi sono frutto di diverse transazioni, dalle Venete a Carige, Bari, Montepaschi. Con composizione diversa, un peso diverso chiaramente, i portafogli più pesanti sono Montepaschi e le Venete. Ho già anticipato precedentemente sofferenza 58%, unlikely to pay 42%, una buona percentuale tra secured e unsecured, direi 50-50. Una distribuzione che direi è altrettanto equilibrata andando a fare la stessa lettura. Termini di sofferenze al likely to pay,
e in termini di controparti abbiamo 76% imprese e invece 24% privati. Diciamo che il nostro core business sono le imprese, ma le imprese medio-piccole, non sono, abbiamo grandi pratiche, ma la caratteristica di AMCO è di operare con le imprese medio-piccole, portafogli, mid-size, che non spesso sono in gestione presso gli operatori con cui concorriamo. La distribuzione sul territorio risente un po' delle Venete, 50% al nord, 24% al centro, 23% al sud, quindi una distribuzione equilibrata tra centro e sud e sovrappesata al nord. Il 73% in house come volumi, l'abbiamo già anticipato, considerando sia workout che unlikely to pay, no? Ricordo che sugli unlikely to pay siamo oltre l'80 sul workout a 66 e 27% in outsourcing e abbiamo un vintage che è minore di 5 anni, 73%, quindi insomma per essere un operatore del settore abbiamo pratiche giovani e questo è dovuto agli unlikely to pay essenzialmente. Tipicamente le sofferenze vanno sempre tutte oltre i 5 anni come vintage. Ma avendo noi una percentuale di unlikely to pay rilevante, abbiamo portafogli, definiamoli giovani. Cosa abbiamo incassato nel 2021, nel primo semestre? Questi sono numeri pubblici che trovate sulla nostra semestrale, il 3,7% degli asset under management. È una dinamica un po' particolare quella che vediamo nel 20 e nel 21. Abbiamo attraversato il periodo del Covid, lo ha visto e lo abbiamo sofferto soprattutto, abbiamo sofferto tutti, ma abbiamo sofferto anche in termini di incassi nei primi 6 mesi del 2020. Abbiamo avuto un'ottima ripresa nella seconda parte del 2020 e ora ci stiamo stabilizzando su livelli di incasso che sono sicuramente superiori rispetto a quelli che abbiamo osservato l'anno scorso, 3,7% degli asset under management, il che è anche frutto, diciamo, di portafogli che cominciamo a conoscere meglio. Tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 abbiamo acquisito 11 miliardi di portafoglio, quindi è chiaro che è necessario un minimo di tempo perché i gestori siano in grado di prendere in mano tutte le pratiche, diciamo, e quindi di avere una gestione attiva di tutto il portafoglio. Anche luglio-agosto confermano una buona performance, settembre i numeri sono molto freschi, ma anche questi sembrano confermare la performance del primo semestre 2021. Io mi fermerei qui e lascerei, sperando di aver rispettato il tempo, lo spazio. Mi scuso ancora per l'audio e spero che adesso sia buono. Grazie, dottoressa. Chiedo se ci sono interventi. Onorevole Ribolla. Grazie Presidente, ringrazio la dottoressa Natale per l'esaustiva audizione. Io ho qualche domanda. Innanzitutto, abbiamo letto su Reuters che è allo studio una cartolarizzazione sintetica su 11,8 miliardi di Stage 2 di Monte dei Paschi. A quale soluzione si sta pensando proprio per i crediti di Stage 2 di questa banca? Qual è stata l'accoglienza del mondo bancario alla proposta della piattaforma GLEM che ha recentemente presentato per ridurre il rischio di escussione sui crediti assistiti da garanzia pubblica? Mercato NPL. Come stanno procedendo i recuperi? Hanno incominciato ad accelerare e i prezzi sono aumentati. La previsione di NPE dopo fine moratoria qual è? Infine, apprendiamo dalla stampa di una denuncia di fronte alla Commissione europea per la violazione della disciplina sugli aiuti di Stato sulla vicenda del concordato Ferrarini, la nota azienda alimentare che è in crisi finanziaria da ormai 3 anni. Anche su quest'ultimo caso si è soffermata la Corte dei Conti senza prendere decisione per evitare interferenza del contenzioso, anche perché AMCO riveste un duplice ruolo nella partita. Da un lato, infatti, è creditore di Ferrarini, vanta circa 18 milioni di euro di crediti. E
e dall'altro è nella cordata finanziaria con il discusso gruppo Pini, gravato da inchieste in Europa e nel mondo, nella proposta di acquisizione del controllo dell'azienda di Reggio Emilia. Il rischio infatti è che la Commissione intervenga duramente contro questa operazione e classifichi il debito di AMCO quale debito pubblico, ovvero appunto dello Stato che è azionista di AMCO. Parliamo quindi di cifre ingenti che potrebbero creare reazioni a catena anche con conseguenze sul PNRR. Grazie. Onorevole Villarosa. Grazie Presidente. Grazie per l'illustrazione. Io mi ricordo nella scorsa legislatura di essere stato tra i primi a tirare fuori l'SGA Banco di Napoli. Era un'entità che invece chi era al governo nella scorsa legislatura cercava di non far vedere. Poi, arrivato a un certo punto, si è finalmente deciso di utilizzare AMCO, SGA ai tempi, per evitare, e questo me lo ricordo bene perché ho partecipato quasi sempre agli eventi che riguardavano il mondo bancario, l'idea fondamentale e principale di questa nuova operatività, più ingrandita e migliore, era andare incontro alle imprese. Perché era un periodo in cui molti fondi esteri arrivavano in Italia, compravano gli NPE, li compravano a prezzi stracciati, si parlava di percentuali attorno al 20%, veramente ridicoli, poi dai fatti sono state smontate anche dalla vostra operatività. E quello che vorrei capire però è, ho visto che ci sono circa 300 persone che lavorano in AMCO, quello che ci siamo detti prima è che AMCO deve cercare, ovviamente all'interno delle regole di mercato, deve cercare di andare incontro agli imprenditori, cercare di non arrivare a prezzi troppo alti, e non so se 130.000 pratiche, 130.000 casistiche possono essere valutate in maniera così attenta da solo 300 persone. Poco fa avete parlato di circa il 70% di valutazioni attente, che comunque su 130.000 è un numero importante. Siccome arrivano e mi sono arrivate più e più segnalazioni di aziende che offrono delle percentuali anche molto alte per chiudere la pratica e che invece non riescono a ottenere risposta da parte di AMCO, vorrei capire da voi se effettivamente per fare un lavoro così importante che va così a fondo bastano 300 persone. E un'altra domanda che mi interessava fare, altre due domande, una: come scegliete i clienti con cui operare come lender, come finanziatori? Ci sono dei modelli di valutazione statistica o c'è un'autonomia importante nella scelta di una ristrutturazione di un finanziamento per un vostro debitore? L'ultima domanda: avete come dato un prezzo medio pagato negli ultimi mesi oppure nel 2020 e un prezzo medio di vendita, chiamiamolo voi, fatemi passare il termine, degli ultimi mesi o del 2020 da poterci comunicare? Grazie. Onorevole Ungaro. Grazie Presidente, anch'io ringrazio dottoressa per la relazione, chiedo anche se è possibile ricevere la presentazione, sarebbe molto utile per noi ricevere copia della presentazione. Due domande, in realtà una l'ha già fatto il collega Villarosa, se esiste un prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti che avete fatto fino adesso, non so se esiste, sarebbe molto utile capire esatto quanto lo Stato ha finanziato l'acquisto di queste attività e quindi sapere se avete un prezzo ponderato, se l'ha detto nella relazione, chiedo scusa, non l'avevo sentito. Seconda domanda, se nella vostra storia avete poi deciso su alcuni UTP o alcuni NPL di venderli a vostra volta, o se per adesso avete tenuti tutti quanti, se c'è stata una porzione di essi che sono stati poi rivenduti ad altri soggetti nel mercato. Grazie. Onorevole Osnato. Grazie Presidente, i colleghi che hanno presieduto hanno già chiesto cose che anche a me interessavano, quindi sono curioso di ascoltare, quindi farò però una domanda di carattere generale, perché io credo che AMCO, che insomma fino adesso è rimasta diciamo all'attenzione anche di, se vogliamo, di questa commissione del Parlamento abbastanza
sottotraccia credo abbia un ruolo importantissimo dal punto di vista anche della gestione, come abbiamo sentito, di alcune criticità importantissime del sistema bancario, del sistema industriale e quindi sostanzialmente della vita della nostra nazione. Si parla anche di cifre molto importanti e molto interessanti. Allora vorrei capire, in tema di governance, ho capito che c'è un consiglio di amministrazione che deriva appunto da un DL e anche a me interessa capire se c'è un come viene pianificata l'azione di AMCO, ovvero c'è un rapporto diretto col Ministero, il Ministero fissa degli obiettivi, il Ministero dà delle linee guida o dà addirittura magari delle linee di intervento ben definite su tipologie di aziende o di istituti di credito su quale intervenire. C'è una valutazione invece che viene fatta da Banca d'Italia, non lo so, visto che si parlava prima di Banca d'Italia o di altre realtà. Ecco, io ho seguito sui giornali, mi pare, il salvataggio del pastificio Zara. Ecco, volevo capire, che credo sia una cosa positiva, come si interviene sul pastificio Zara piuttosto che, non lo so, su altre realtà. C'è un parametro generale? Bene, ci sono altri interventi? No? Allora, dottoressa, se vuole procedere a rispondere, grazie. Dunque, io incomincerei con il punto se siamo sufficienti e se siamo in grado di reagire a tutti gli stimoli che riceviamo dalle nostre controparti. Noi abbiamo presentato un piano industriale che prevede di avere un team a regime in funzione della crescita anche dei portafogli, circa a nord di 400 risorse. Noi riteniamo che oggi siamo 320, cresciamo molto velocemente, devo dire, ma riteniamo che col modello di outsourcing che attualmente abbiamo siamo in grado di reagire alle sollecitazioni delle nostre controparti. È un modello che non è limitato alle nostre 300 risorse, dobbiamo ricordarci che abbiamo 12 partner che mobilitano le proprie risorse nella gestione dei portafogli e i carichi di lavoro sono carichi di lavoro dimensionati, diciamo, in alcuni punti dell'anno sicuramente un po' stressati. A fine anno, quando abbiamo ricevuto il portafoglio Montepaschi, ci siamo trovati in un momento di stress, da qui la necessità di chiedere un aiuto a Montepaschi che ci ha dato in secondment 88 risorse, ma ora stiamo rientrando da questa fase di stress e se il mercato degli operatori gestisce mediamente un gestore mediamente a 70-90 milioni di gross book value in gestione, noi abbiamo avuto momenti di picco oltre 100-104, ma siamo, diciamo, non molto lontani dal livello di mercato. Quindi diciamo che il dimensionamento dei portafogli presso i nostri gestori interni è coerente a quello che osserviamo nel mercato. Quindi bisogna leggere sempre AMCO con i 12 partner di AMCO, quindi non solo con le 300 risorse. Siamo in grado di reagire a tutti? Sì, nel senso che le proposte, quando non si ha un ritorno da AMCO, è tipicamente una proposta che non è accettabile. Non è accettabile perché la controparte ha altre risorse finanziarie, ma non le sta, diciamo, mettendo in campo per risolvere in via stragiudiziale la propria posizione. Quindi tipicamente non abbiamo situazioni, molto spesso a noi capita, a me personalmente capita di ricevere sollecitazioni che verifico con i colleghi responsabili della pratica e molto spesso si tratta di colleghi che hanno un dialogo molto attivo con la controparte, ma un dialogo insoddisfacente, per cui è a volte non è una questione di tempi ma di merito che non consente di reagire alle controparti. Per ciò che riguarda la nostra capacità di valutare i crediti, ciascun credito viene valutato singolarmente. Il 70 e 30% a cui facevo riferimento
prima nella presentazione, mi scuso se non ho chiarito, era con riferimento alle acquisizioni. Quando acquistiamo un portafoglio andiamo a fare la due diligence per singola pratica sul 70% del portafoglio, mentre tipicamente poi a seconda della dimensione del portafoglio diciamo un terzo viene valutato statisticamente. Quando la pratica è a questo punto gestita, è una pratica che viene gestita singolarmente, quindi il gestore pratica per pratica valuta la posizione della controparte. Anche quando parliamo di nuova finanza è una gestione che viene fatta in modo specifico, le deleghe e i poteri sono diciamo molto alti, per cui è il responsabile di direzione che eroga all'autorità per erogare nuova finanza valutando la posizione della controparte, quindi è un ufficio crediti a tutti gli effetti che valuta la sostenibilità, il business che viene presentato dalla controparte, il business case, la volontà e i piani di rientro e si arriva a un accordo con la controparte. Il prezzo medio pagato, purtroppo qui io noi non andiamo indicazioni del prezzo medio pagato, molto spesso noi facciamo con transazioni con controparti che sono diciamo controparti quotate e quindi per motivi di riservatezza manterrei appunto diciamo silenti. Devo dire una cosa però, se andiamo per passaggi conseguenti, noi dobbiamo essere a mercato perché DigiComp non consente ad AMCO di operare al di fuori del range di mercato, perché AMCO, disponendo di un capitale pubblico, darebbe aiuti di Stato alle controparti e quindi dobbiamo essere a mercato. Il mercato dice, e questo l'abbiamo letto diciamo nelle presentazioni che sono state rese in occasione del round table fatta da IFIS la settimana scorsa a Cernobbio, abbiamo sentito parlare del circa di un 20% come dato medio sugli MNPL e circa del 40% sugli unlikely to pay. Allora è certo che AMCO non può battere questi numeri, cioè non può pagare di più perché DigiComp non lo consentirebbe. Quindi diciamo che non posso rispondere alla domanda, ma posso dare diciamo un riferimento testuale che viene appunto dalla presentazione fatta a Cernobbio da altri operatori di mercato con riferimento ai livelli di prezzo che vediamo nel mercato su queste due categorie. È stato poi richiesto appunto ancora il prezzo medio e spero di aver esaurito in questo modo sia la domanda di Della Rosa sia di Ungaro è stata fatta poi la domanda se vendiamo portafogli. No, non vendiamo portafogli. Non vediamo portafogli perché noi acquisiamo portafogli e non abbiamo una gestione paziente. Vendiamo a volte dei crediti, a volte è possibile che una controparte, un soggetto terzo, abbia acquistato dalle altre banche tutta la posizione e a questo punto AMCO ha magari una quota residuale che non consentirebbe una gestione in monte all'acquirente. E quindi in questo caso valutiamo, se l'operazione è conveniente, la cessione. Quindi diciamo noi non siamo un broker di portafogli, siamo disponibili a valutare la cessione del singolo credito qualora le condizioni economiche lo rendano conveniente. Ci sono altre domande che adesso io poi ho lasciato per ultimo, scusate, alcune domande che sono state fatte inizialmente su Montepaschi, Glam, ma ci arrivo, scusatemi, nei miei appunti purtroppo ho seguito un flusso diverso. È stato richiesto inoltre
come facciamo le scelte in AMCO dal punto di vista di scelte strategiche. Ma le scelte strategiche sono quelle che è la governance di una normale società per azioni. Noi facciamo un piano strategico, lo presentiamo al nostro consiglio d'amministrazione. Il nostro consiglio d'amministrazione ha dei rappresentanti MEF in consiglio che valutano il piano strategico. Il piano strategico viene approvato. Noi a luglio dell'anno scorso abbiamo presentato, ne abbiamo fatto un ottobre di 2 anni fa, data l'operazione Monte Paschi, che si è rivelata transformational sulle dimensioni di AMCO. Abbiamo riproposto un nuovo piano strategico a luglio di quest'anno che è stato reso pubblico. Quindi è un normale percorso che si articola in una fase di definizione col nostro consiglio del livello di rischio che AMCO vuole assumere e dell'appetito che la società ha verso il rischio, quindi della volontà che ha di crescere e di investire o di gestire portafogli. E quindi viene presentato questo piano che viene approvato dal consiglio d'amministrazione. Naturalmente, dopo un dialogo con i consiglieri stessi per arrivare a un piano appunto che trovi il supporto del consiglio. Che cosa stiamo facendo su Monte Paschi? Su Monte Paschi non posso commentare, abbiamo un confidentiality agreement. Certo che noi su Monte Paschi abbiamo un ruolo ben preciso, che è un ruolo che si è letto dal comunicato stampa, quindi non posso andare oltre il comunicato stampa se non dicendo che siamo partecipi di una transazione che ci vede agire come facilitatori di un de-risking della transazione. Quindi se compriamo un portafoglio o vendiamo protezione su un'altra parte del portafoglio, consentiamo un'aggregazione con un minor livello di rischio sul credito. E quindi agiamo secondo questa direttrice per supportare il successo della transazione. Su Glam invece stiamo ancora lavorando, è un progetto di cui si è parlato ma che non ha ancora trovato, manifestazione concreta attraverso interventi con i diversi attori coinvolti. Per ora è semplicemente un progetto allo studio che ha l'obiettivo di evitare quello che è stato definito dalla letteratura cliff effect, che potrebbe realizzarsi a seguito del venir meno di tutte le garanzie. Gli interventi che sono stati fatti durante il periodo Covid sono stati essenziali per supportare le imprese, ma naturalmente hanno un termine, da qui il temporary framework, no? Ha per sua natura una limitazione temporale e alla fine di questo periodo è possibile che le imprese non abbiano ancora riacquistato quella solidità finanziaria che consente loro i rimborsi. Da qui la volontà di AMCO di intervenire per aiutare le banche e le imprese, cioè e quindi tutto il sistema, a rientrare in un modo più soft, a un regime di normalità di gestione del credito. Io direi che spero di aver risposto a tutte le domande, se non a quella di Ferrarini, dove ho poco da dire, nel senso che Ferrarini ha un percorso che è un percorso complesso, complesso anche per tutti noi, insomma, nel senso che si tratta di una procedura molto complessa dove siamo parte e attori, per una soluzione che auspichiamo positiva per Ferrarini. Per una serie di motivi ci sono state contestazioni, quindi siamo stati in qualche modo coinvolti in sedi diverse.
quindi non solo europee ma italiane, e insomma c'è stato un articolato dibattito, ma io credo che la cosa più importante ora sia che è stata definita la sede in cui verrà valutato la proposta concordataria di Ferrarini, Reggio Emilia. Ci avviciniamo al momento in cui verrà definita e valutata appunto la proposta dell'impresa Ferrarini, e sarà possibile definire il percorso di recupero e ripresa dell'impresa senza ulteriori dilazioni. Direi che non avrebbe senso commentare i vari passaggi e le diverse contestazioni, perché credo che la cosa più importante sia una soluzione con un esito positivo per il Sanificio Ferrarini. Grazie dottoressa, se non ci sono altre domande. Ah, c'era l'onorevole Lira Rosa che voleva fare una piccola replica. No, più che replica no, Presidente, se no entriamo in un dibattito, ne farei un po' di repliche. No, solo esclusivamente, siccome ha parlato di difficoltà ad ottenere il prezzo medio di acquisto perché alcune aziende sono quotate, se è possibile, capisco che il dato sarà meno importante della totalità delle aziende, ma almeno di quelle non quotate come prezzo medio di acquisto. Invece come prezzo medio di recupero, se è possibile farlo avere alla Commissione Finanze, ci sarebbe molto utile per capire se i lavori fatti in questi anni sono stati fatti bene o vanno migliorati. Quindi se è possibile avere queste due documentazioni potremmo lavorare un po' meglio. La ringrazio. Grazie dottoressa, quindi chiuderei qui l'audizione. Grazie.